Bene, benvenuti tutti, buonasera a questa conferenza stampa del Codacons sul caso Sanremo. Perché facciamo questa conferenza stampa? Perché facciamo queste azioni? Il Codacons non è contro Sanremo, non è contro la Rai, non è contro Amadeus, non è contro John Travolta, ma è per il rispetto della correttezza nella pubblicità e contro la pubblicità ingannevole, contro la pubblicità occulta. Quindi per questo è questo che ci muove e che ci porta ad agire sulla base di tutti i feedback dei consumatori che ci chiamano. Questa trasmissione è registrata, c'è una partecipazione enorme di giornalisti, a cui però non possiamo dare la parola a tutti, ma adesso abbiamo la nostra segreteria di redazione che passerà alcune domande. Tra gli ospiti abbiamo Carlo Rienzi, a cui passerò la parola subito fra 30 secondi. Poi abbiamo in collegamento da Sanremo Pinuccio di Striscia, Bruno Barbieri, vicepresidente del Codacons, e soprattutto Ornella Muti e Nike Rivelli, una grandissima presenza che ringraziamo tutti per questa vostra partecipazione e adesso vi daremo la parola, così ci direte anche perché siete lì. Beato Barbieri che sta in mezzo a loro due. Posso Esatto. dire, posso fare una battuta sessista? Questo infatti Disse non tanto so, questo ormai, è un il bonus. festival Poi di Sanremo è una schifezza. abbiamo anche Mariangela Servino, che è la nostra bravissima e bellissima avvocatessa penalista, che ci illustrerà brevemente il contenuto di questi esposti penali che adesso noi presenteremo, anzi abbiamo già presentato presso la Procura di Imperia e di Roma. E abbiamo l'avvocato Gino Giuliano, che ci parlerà invece delle possibili ripercussioni erariali di queste sanzioni che la RAI sta ricevendo. Adesso quindi, vi ripeto, è tutto registrato, siamo anche in diretta su Facebook e su YouTube e passo la parola a Carlo Rienzi. Grazie, benvenuti a tutti e io sarò veramente molto breve, un po' perché sono ancora sotto Covid di lunga data, ma un po' perché credo che la cosa giusta sia far parlare, per esempio, le due influencer che stanno lì con Barbieri, perché questo festival è diventata una, a Napoli si dice una Iacovella, ma non mi chiedete di spiegarvi che significa Iacovella. Penso che lo capite a naso tutti quanti. Una cosa voglio dire subito, anzi due. Intanto che il vero servizio pubblico si è rivelata in questa situazione Striscia la Notizia. Io voglio ringraziare pubblicamente Striscia la Notizia. I tanti amici che abbiamo, Nino che non compare mai, ma che è l'anima vera di questa attività preziosa di denuncia e di critica alle istituzioni, perché non abbiamo uno strumento nel servizio pubblico che possa svolgere queste funzioni. Voi direte, ma c'è sta report, c'è sta quell'altra, cioè, di report parleremo in altra occasione, perché abbiamo molte, molte cose da dire, di riserva. Ecco, quindi detto questo su Striscia la Notizia, l'altra cosa che voglio dire è che la pubblicità occulta è un fatto pericolosissimo, dannosissimo e gravissimo. E chi dice che è una stronzata è un ignorante stronzo. Non so chi l'abbia detto, quindi la mia non è un'accusa a nessuno in particolare. Però se qualcuno lo dicesse sarebbe uno stronzo ignorante. E dovrebbe andarsi a fare un corso alle scuole elementari. Perché? Perché la pubblicità occulta distrugge l'economia, distrugge la libera concorrenza, distrugge le aziende e danneggia i consumatori tutti, tutti quelli che fruiscono di quei servizi. Allora, io ho una occasione il 1º maggio? Bene, mi metto un cappellino con una marca e davanti a milioni di persone presenti in collegamento faccio un sacco di soldi. Ho un'altra occasione come il Festival della Pubblicità Occulta, che è il Festival di Sanremo, che sarà ribattezzato come Festival di Pubblicità Occulta, dove ho milioni di spettatori. Che cosa faccio? Comincio a chiedere a Tizio: senti, ti andrebbe che metto una scarpa col tuo logo? E al Caio: ti andrebbe che metto una medaglietta dove si vede che tu vendi queste medagliette? Eccetera, eccetera. E faccio soldi.
Ma questo non è solo far soldi, che sarebbe pure una cosa intelligente. Quanto è furbo, so stronzo ignorante che fa i soldi. Non c'è riferimento a nessuno, naturalmente. Ma oltre a fare soldi, che cosa faccio? Danneggio chi vende i prodotti, quei prodotti in altra forma e non ha la possibilità di andare al Festival di Sanremo o in piazza il 1º maggio. Chiaro? Danneggio l'economia, danneggio la libera concorrenza, che è il cardine della libertà del mercato. Vabbè, detto questo, credo di non avere niente altro da aggiungere, se non che ci auguriamo che questa annata, dopo quella dell'anno precedente, sia di lezione, perché noi, lo possiamo giurare qui, siamo tignosi come cani arrabbiati e quindi andremo fino in fondo all'antitrust, all'Agcom, alle procure, finché non saranno puniti questi stronzi ignoranti, che non so chi siano perché l'accusa è generica. E non mi riferisco a nessuno in particolare, anzi, Ramadori potrebbe essere stronzo ignorante se non fosse il Sicuro. genio creativo del Codacons. Quindi vi lascio la parola e mi metto nascosto per non dare fastidio. Grazie. Bene, grazie Carlo. Beh, c'è poco da aggiungere a quello che ha già detto Carlo Rienzi. Cosa si può dire? Ecco, una domanda che potrebbe venire spontanea e dire: va bene, ma davanti alla pubblicità occulta cosa c'è? C'è l'esposto all'antitrust. No, fate l'esposto all'antitrust e l'antitrust forse sanzionerà. Chi sanzionerà? La RAI, quindi con quali soldi verranno pagati la sanzione? Con i nostri soldi, con i soldi dei contribuenti. Ma poi questo ha senso anche se poi questi soldi li pagassero i responsabili? Non avrebbe nessun senso, perché stiamo parlando di un festival che ha fatturato l'anno scorso 50 milioni e quest'anno 60 milioni di euro. Davanti a questi incassi, cosa volete che siano 100.000 euro, 50 milioni di multa, se mai arriveranno? Vengono semplicemente messi nel budget, costano meno non lo so, del pieno dell'aereo di John Travolta, ma molto di meno costano. Quindi, a questo punto, che succede? Che c'è il senso di impunità da chi organizza queste cose. Per questo che noi abbiamo valutato anche davanti ai fatti che sono stati presentati. Anche grazie a Striscia, che già Carlo ha ringraziato, abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica d'Imperia, un esposto affinché venga valutata la sussistenza del reato di truffa, quindi la eventuale valutazione di un reato penale. Perché reato penale? Perché un comportamento continuativo di pubblicità occulta, come quello che sembra sia stato messo in atto, potrebbe integrare, questo lo deciderà la procura, noi semplicemente esponiamo alla procura, un reato di truffa, come sta indagando la procura di Milano dopo le nostre segnalazioni sul caso Balocco e quant'altro, perché una serie ripetuta di comportamenti che sono diretti a ingannare i consumatori, perché ripetiamo, il Codacons non è un'associazione luddista, noi non siamo contro chi produce, perché i consumatori devono avere prodotti da consumare per essere consumatori e non siamo neanche contro la pubblicità, perché la pubblicità è utilissima al consumatore per poter scegliere, per poter valutare i prodotti da acquistare, ma noi non possiamo non essere contrari e condannare e considerare una grave scorrettezze, anche un crimine, la pubblicità ingannevole, la pubblicità occulta, la pubblicità subliminale. Questo non è comunque ammissibile. A questo punto io passerei la parola velocemente a Mariangela Servino, se ci puoi velocemente, per i giornalisti e per tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta, esporre un attimo velocemente i punti fondamentali di questo ricorso. Sì, grazie. Mi limito a dire qualcosa in più rispetto a quello che è stato detto dal presidente Ramadori, perché già ha anticipato un pochino quello che volevo dire. E mi collego alla esortazione del presidente Rienzi, che ha detto: spero che quest'annata serva da lezione per i prossimi anni. Mi sembra che anche la multa che ha ricevuto la RAI l'anno scorso, sulla base di condotte analoghe a quelle che noi abbiamo segnalato quest'anno, purtroppo non è servita da deterrente, perché quest'anno ci sono stati degli elementi che ci hanno purtroppo portato a ripresentare ulteriori esposti per pubblicità occulta. Ricordo che l'anno scorso
erano state accertate dall'AGCOM delle condotte poste in essere dal signor Amadeus unitamente alla signora Ferragni, attraverso le quali, attraverso tutta una serie di sketch, hanno pubblicizzato i social Instagram. A causa di questo è stata fatta una multa dall'AGCOM nei confronti della RAI di 170.000 euro. Ora, che cosa è successo quest'anno? Quest'anno diciamo che condotte simili le abbiamo riscontrate, ovvero nella pubblicità dei divani poltrone sofà, perché erano sempre questi sketch di questi due soggetti. Tra l'altro abbiamo scoperto che andando sul sito di poltrone sofà vi erano sempre queste pubblicità dei divani con due soggetti che indossavano un grembiule. Questo stesso grembiule è stato indossato dai soggetti che hanno preso parte del Festival di Sanremo, quindi c'è un rimando molto chiaro al marchio poltrone sofà. Mancherebbero degli elementi per dire che vi è una pubblicità palese e aperta, quindi bisogna degli elementi per considerare che è una pubblicità occulta. Quindi noi abbiamo presentato per questo un esposto sia alla GCM per pratica commerciale scorretta, perché la GCM ha competenza per accertare le pratiche commerciali scorrette, che sono tutte le pratiche commerciali, pubblicità o omissioni ingannevoli che sono ai danni dei consumatori, e all'AGCOM, che è competente La per quanto riguarda pubblicità la pubblicità occulta fa quello passi posto in avanti essere. da gigante. Non so cosa ha detto il presidente, comunque all'AGCOM, che No, invece è scusa, competenza per una quanto riguarda dichiarazione, le ma com'è che mi sentite allora? Eh? adesso ti vediamo e ti sentiamo, perché era attivo E solo il come si fa a microfono. non farmi sentire? Io so che è una dichiarazione alla stampa. Devi Vabbè, niente. togliere il microfono. Dove si blocca qua? Al Quindi io me la microfono qua. riprendo Va bene. la parola. L'AGCOM, che è l'autorità garante delle comunicazioni, che ha competenza invece ad accertare proprio la pubblicità occulta posta in essere attraverso i mezzi di diffusione, quali la televisione, eccetera. Oltre a questo, chiaramente, oltre a la sanzione amministrativa, abbiamo chiesto anche alla Procura di Imperia, come ha anticipato, mi ha preceduto il presidente Ramadori, di accertare una truffa perché a questo esposto si è collegato un altro esposto, che è un esposto relativo invece alle scarpe che indossava il signor John Travolta quando ha fatto la sua ospitata di 10 minuti nel corso della seconda serata del festival, perché sono stati fatti tutta una serie di balletti che riproponevano i film famosissimi di John Travolta, e le telecamere inquadravano sempre queste scarpe bianche, queste sneakers bianche di John Travolta. Andando avanti noi con le indagini e sulla base anche di quello che è stato rappresentato dalla Striscia la Notizia, ci sarebbero anche qui degli elementi che potrebbero far propendere sia nella pubblicità occulta che nella truffa, perché la RAI, attraverso una serie di conferenze stampa, sembra aver detto che non c'entra nulla con la pubblicità di queste scarpe, eccetera, eccetera. Però andando a vedere il sito internet del marchio di queste scarpe, la U Power, lì abbiamo effettivamente riscontrato che il signor John Travolta è un testimonial di queste scarpe. E altra considerazione da fare è che, sulla base anche del video che è stato pubblicato da Striscia la Notizia, la società titolare del marchio, già da ottobre, sembrerebbe da ottobre 2023, che era al corrente che John Travolta sarebbe stato ospite al Festival di Sanremo. Questo va in contrasto con quanto invece è stato dichiarato dalla portavoce della RAI nel corso di una conferenza stampa, se non è di ieri mattina o di stamattina, insomma, in una di queste conferenze stampa. Ha dichiarato che invece il signor Travolta è stato lui a contattare la RAI, trovandosi per motivi personali a Monte Carlo, e ha chiesto lui di poter prendere parte come ospite o fare comunque una visita nel corso di una delle serate del festival. Quindi non, sembrerebbe, da quello che dichiara la RAI, che non vi sia nessun accordo tra il signor John Travolta, la RAI e i titolari del marchio delle scarpe. Però effettivamente poi abbiamo sempre dalla stampa è emerso che questa società titolare del marchio avrebbe pubblicato un comunicato stampa già il 1 febbraio, dicendo che il loro marchio di queste scarpe sarebbe stato comunque esibito durante nel corso di una delle serate del festival. Quindi sono tutti elementi che ci fanno propendere
appunto a pensare che vi sia una condotta di pubblicità occulta. Quindi Questo. sulla base di questo abbiamo configurato anche il reato penale, perché la truffa, perché la truffa? Perché sembrerebbero tutte queste condotte che unite l'una all'altra, sembrerebbero esserci degli accordi che portano ad avere un profitto, anche perché dalla stampa di questi giorni e di queste ultime ore è emerso anche che la vendita, le richieste di acquisto di queste scarpe sono andate alle stelle, quindi vi è un profitto che è appunto uno degli elementi costitutivi del reato di truffa, oltre alla Grazie, condotta che è artificiale. poi continui dopo. Poi continui dopo. Grazie del tuo intervento molto chiaro. E noi Alla prossima. abbiamo anche il maestro Aldo Azzaro, che è il presidente dell'Associazione Utenti TV, che è anche l'associazione che collabora con noi, che comunque è presente e protagonista di molte azioni, che ha fatto l'esposto iniziale contro per la pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco. Adesso però darei la parola al nostro corrispondente a Sanremo, a Bruno Barbieri, presidente regionale dell'Emilia Romagna e vicepresidente nazionale. Bruno, senti, vogliamo dare subito la parola a Ornella Muti e a Naki Rivelli? Sì, ascolta, certamente volentieri, sono contento che loro abbiano accettato di essere qua con noi, sia per questa vicenda, sia per la vicenda che noi portiamo avanti qua in loco a favore degli agricoltori. Come tu ben sai, siamo qua con gli agricoltori che vengono dalla Calabria per manifestare, far vedere e far capire le loro problematiche, ma perché so, perché ne abbiamo parlato un po' fuori onda, che non sempre anche all'interno della RAI ci sono questo tipo di comportamenti, perché loro, quando hanno avuto modo e possibilità di compare in video, ovviamente sono personaggi pubblici, sono stati tenuti a rispettare le norme e quindi non possiamo, noi non abbiamo il dito puntato contro tutta la RAI, abbiamo il dito puntato contro chi in alcune occasioni sbaglia. E quindi Esattamente. se loro volessero dare una loro testimonianza, la loro esperienza di cosa è stato dover rispettare norme e regole, questo potrebbe essere utile all'interno di questa conferenza. E poi qua, come sai bene, qua di fianco a me c'è Pinuccio, Certo. che sta tentando disperatamente di fare una pubblicità che gli sto vietando di moto, Allora passiamo. e daremo poi la parola a lui, perché lui ormai di pubblicità occulta, come sai, come vedete, è esperto, Sei tu vive. l'inviato speciale, Bruno, decidi tu chi fa parlare prima, perché sono entrambi dei personaggi super Io figli. darei, Nella certo, Muti, darei lo spazio, darei anche stai seduto a tranquillo. Ornella Muti, che è qua dietro di Sì, me, no, come vedete. sì, no, io la mia esperienza nella RAI, Grazie sempre innanzitutto per essere comunque, presente, perché è è un quella onore per di noi. non avere il brand, mai, anzi, il brand è Forse se vieni proprio. qua hai la voce più vicina al microfono Scusami. del computer. Allora, per la mia piccola esperienza in RAI, io ogni volta che vado in RAI vedo che sono molto attenti a coprire i loghi e che non si faccia della pubblicità occulta. Almeno nei miei confronti è sempre stato così. Cioè, quando ti vestono anche vogliono sapere se c'è, per un'intervista metti, vogliono sapere, vogliono vedere se c'è un brand, lo chiudono, lo coprono. Dunque, questa è la mia esperienza, cioè non ho mai. Non lo so, non so che dire. No, certo, ma questo infatti è quello che noi sappiamo, anche noi abbiamo sperimentato nelle nostre apparizioni televisive, certamente c'è sempre questa attenzione enorme, ma anche i registi, quando si accorgono che per errore un marchio non è stato coperto dall'assistente, la prima cosa che fanno è dicono ai camera di non inquadrarlo. È questo che quindi lascia Assolutamente molto sì. perplesso quello che è successo a Sanremo. È per questo che abbiamo appunto fatto un esposto contro. Facciamo questo esposto alla Procura per accertare esattamente che è successo, perché questa situazione è un danno innanzitutto alla RAI, che è un servizio pubblico che ha sempre agito in modo corretto su questi punti, ma in queste produzioni di Sanremo sembra di no. Dall'anno scorso con Chiara Ferragni a quest'anno ci sono appunto John Travolta, c'è Poltrone e Sofà, ci sono tutti questi episodi, tra l'altro da citare anche un'altra associazione di Massimiliano Dona, l'Unione Nazionale dei Consumatori, ha presentato questo esposto
all'antitrust per poltrone e sofà, perché anche lì vengono, come se fosse una gag, vengono messi questi protagonisti di questa ditta senza indicare i nominativi. Questa è ovviamente una pubblicità occulta. Io sono in imbarazzo a parlare davanti a Ornella Muti, quindi ti ridò la parola. A me? No, A io lei, però ci tengo anche a lo dire so. che la mia presenza fondamentalmente è per il presidio per gli agricoltori. Sono molto Assolutamente. contenta di Guarda, fare abbiamo un'arancia una anche per voi, testimonianza Antonio, per. vieni a darcela. Come Però mai è vabbè, nato io questo come vostro operaio ho rapporto? sempre saputo questo, per cui. Ok. Allora, E come mai è nata questa vostra decisione di essere testimonial di questa protesta che anche noi approviamo assolutamente e condividiamo come Codacons? Perché noi siamo sempre dalla parte degli agricoltori, delle produzioni italiane e quant'altro. Beh, mi sembra abbastanza ovvio che io ci tengo da sempre ad avere un'alimentazione sana e pulita. E questo è quello per cui mi batto da sempre in famiglia. Mi hanno anche odiato i miei figli, eh. Per cui quando ho saputo, ho capito di quello che stava accadendo con Naike e con il nostro Antonio, io sono qua per loro, per sostenerli, per accompagnarli. In realtà tutte le cose da dire tecniche le sa Antonio. Io posso solo dire che penso che andrebbe preservata e protetta la forza lavoro italiana, l'agricoltura italiana e i prodotti italiani, il made in Italy. Certo, anche noi condividiamo assolutamente. Ora direi, prima di dare la parola, se vuole anche dire qualcosa all'agricoltore che vedo dietro, questa presenza bella Antonio. forte con le arance. Buonasera. Buonasera. Come si chiama? Antonio Zangari. Ci vuole dire, proprio sintetizzando, perché state lì a Sanremo? Qual è il motivo che vi ha spinto ad abbandonare i vostri campi? Per raggiungere Sanremo per questa protesta. Ma noi siamo qua, diciamo, a sensibilizzare i nostri politici e giustamente noi abbiamo sostenuto loro e quando il popolo ha bisogno dovrebbe essere anche sostenuto. Noi abbiamo un sacco di problematiche che non sono nostre. Sono nostre, ma non le abbiamo create noi. Abbiamo il problema dei carburanti agricoli, che oggi un mio collega ha ritirato il carburante agricolo, ne vuole 50. È vergognoso. Abbiamo il problema del prezzo del carburante, abbiamo il problema della quantità del carburante che ci hanno tagliato, delle percentuali di carburante che ci hanno tagliato negli ultimi 15 anni. Abbiamo il problema dell'importazione. Queste sono arance calabresi, le ho portate io, due bancali da Reggio Calabria, a mie spese, in beneficenza per chi ne vuole qua a Sanremo può andare a mangiarsi senza problemi. E sono made in Italy, e sono arance biologiche. Sulla nostra tavola, io a Reggio Calabria, posso capire a Milano magari, ma a Reggio Calabria, al mercato generale di Taurianova, non posso trovarmi un'arancia di un'altra nazione. Da dove arriva non mi interessa, ma non posso trovarmi un'arancia di un'altra nazione. Al porto di Bari non mi posso trovare dove la Puglia è produttrice di grano al 100%. Non mi posso trovare una nave di grano ammuffita, una nave piena di pesticidi, quando noi abbiamo il grano italiano che è biologico e a chilometro zero. Cioè, io sono del parere che non è che bisogna bloccare l'importazione, ma se noi in Italia ci servono 10 quintali di arance per il fabbisogno del mercato italiano, e ne produciamo quattro, allora a quel punto sei li prendiamo da un'altra nazione. Ma se noi ci servono 10 e ce ne arrivano 12 in Italia, perché il politico che ha fatto questa legge non sa se 2 più 2 fa 4, la matematica va anche studiata, a mio parere. Se poi non sappiamo nemmeno studiare la matematica, io ho la quinta elementare, non sono un laureato, però i conti me li faccio bene. Bene, grazie. Non sarà laureato, ma mi sembra che
a una posizione molto più condivisibile e seria di molti politici plurilaureati. Il problema è con tutte le esperienze che ho, sì, mi dica. Dico, voi siete vittime della globalizzazione. La vostra battaglia è una battaglia, posso dire, difficilissima. Battaglia che noi facciamo in tutti non i campi. Non è difficile, no, no, no. Questo è un punto che voglio sottolinearlo. La nostra battaglia non è difficile. Poi non stiamo facendo una battaglia. Noi stiamo facendo una cosa bella, garbata, educata, pacifica e rispettosa nei confronti di tutti. Soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine. Ti voglio spiegare perché per me è difficile la battaglia, poi tu mi spiegherai. Perché purtroppo è difficile, il bisogno dei consumatori è sempre maggiore. Allora, che fanno questi? Si comprano prodotti a meno prezzo che vengono dall'estero, per dire. Quindi voi dovete assolutamente puntare, se vi posso permettere, sulla qualità. Cioè, dovete essere imbattibili nella concorrenza sulla qualità. E quindi sulla dovete qualità, eliminare le filiere lunghe. Non potete pensare... Dice lei? No, le spiego subito. Siccome questi bancali di arance che ho portato io, e sono tutti uguali in Calabria le arance che ho portato io, stamattina le persone quando le hanno mangiati sono rimasti con la bocca aperta. Appunto, la qualità ce l'abbiamo noi, perché noi non usiamo pesticidi. Noi non usiamo... No, su questo punto voglio parlare, guardi. Noi non usiamo pesticidi come li usa il resto del mondo. Avete capito? E mo mi avete fatto Comunità Europea, ci agevolano su quello che noi non abbiamo chiesto, sulla possibilità di utilizzare i pesticidi. Ma fatemi capire, ma chi ve l'ha chiesta questa situazione a voi? Molti di voi vorrebbero usare i pesticidi. Dovete essere forti, compatti, uniti nelle idee. Capito? Non ho capito, scusi. Ho detto che se loro hanno fatto questo provvedimento è perché molti, io pure faccio l'agricoltore, c'ho un bell'orto e faccio i pomodori e la vigna, eccetera. Molti vogliono quello che loro hanno fatto, cioè vogliono poter mettere più pesticidi. Quindi la categoria deve lavorare al suo interno. Sì, ho capito, perché prima di gestire il discorso agricoltura mi gestite il discorso pesticidi? Perché dobbiamo agevolare le multinazionali? A chi dobbiamo agevolare? Prima gestiamo il discorso agricoltura e poi lo gestiamo il discorso antiparassitari e quant'altro. Perché ora l'agricoltura deve lavorare, non la multinazionale che mi fa gli antiparassitari. Ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo intelligenti o siamo ignoranti? Io sono d'accordo anche perché mia madre era di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria. Mia madre era di Laureana di Borrello, bel caro. Adesso io però mi sta scrivendo Pinuccio e Bruno che hanno un attimo urgenza, quindi se puoi farlo intervenire. Infatti. Adesso chiamo appunto Pinuccio, se può avvicinarsi. Ecco, una cosa intanto che viene Pinuccio, che volevo... quello che volevo sottolineare è che quando mi sono recato qua a Sanremo, essendo una associazione ambientalista, avevo qualche remora sul fatto che le notizie che veicolavano è che gli agricoltori volevano eliminare i pesticidi. In realtà mi trovo qui con tutti quelli che sono presenti qua, venuti dalla Calabria, che questo problema non l'hanno mai avuto e neanche l'hanno mai sostenuto. Non l'abbiamo chiesto noi. Quindi, diciamo, sono aspetti e richieste diverse. Loro vogliono semplicemente poter lavorare, avere un utile che gli permetta di fare il raccolto di ciò che coltivano, anziché doverlo mandare a macero o chissà dove. Certo, condividiamo. Bruno, puoi far intervenire Pinuccio che mi ha scritto che sta andando via. Appena... Io, me era rimasto di Pinuccio. Allora, solo una cosa solo la posso dire e poi... Una sola cosa la posso dire? Allora, una cosa vi volevo dire io. Allora, il sottoscritto c'ha un PSR che è in liquidazione dal 2014. Sapete qua oggi a che data siamo? Lo sapete? 2024, se non lo sapete ve lo dico io. Allora, da 10 anni che c'ho il PSR da liquidare. Da 10 anni a questa parte, se mi avevano gestito il PSR e me l'avevano liquidato,
Io avevo 10 ettari di terreno in frutto, stavo raccogliendo le arance già, invece sto aspettando la liquidazione. Questa è burocrazia, e questa burocrazia ve lo dico io che la gestisce. La gestiscono le banche, perché i soldi del PSR sono depositati nelle banche e se li tengono le banche, non liquidano, si detengono le banche per agevolarli, per non che le banche non arrivino al fallimento. Di questo cretino che sono, io capisco queste cose, e la politica che sono laureate, sono intelligenti, non li capisco. Come mai? Grazie per questo intervento, veramente. Bruno. Mi chiedo scusa per il mio tono di voce. No, prego. Allora. Okay. Niente. Allora, Pinuccio si è dovuto assentare perché doveva andare a fare un servizio sempre all'Ariston. E quindi diciamo che a questo punto possiamo proseguire, non so, con Gino o chi tu, Marco, ritieni che sia più opportuno sentire in questo momento, insomma. Ok, va bene, eventualmente se torna chiedi la parola, chiedi di intervenire e lo facciamo parlare, va bene? Va bene. Ok. Va bene. Sì. Gino, senti, anzi, prima di far parlare te, vorrei far parlare Aldo Azzaro, che è il presidente di Associazione Utenti TV, che è anche un grande musicista, che ha lavorato in passato con grandissimi artisti, e quindi ti lascio la parola, Aldo. Sì. Se vuoi dirci un attimo cosa ne pensi tu di Sanremo a livello personale, ma anche come Associazione Utenti TV. Allora, Sanremo... al passo coi tempi, nel senso che i tempi cambiano e magari qualcuno ne approfitta di queste cose. Il Sanremo originario era sulla valutazione della canzone, che poi era interpretata da tre personaggi, e quindi si poteva ascoltare. Adesso invece Sanremo non si può ascoltare perché sono le immagini che urlano di più. E se a queste immagini accoppiamo anche qualche scandalo, qualche imperfezione, qualche cosa, magari pensano che tutto questo si possa ricordare. Benvenga Sanremo per la sensibilizzazione dei problemi come del nostro agricoltore, che veramente ho sentito le parole proprio pesanti nel mio cuore su questo fatto e su questa, diciamo, come si dice quando uno vuole troppi soldi, che adesso sono un po' avido, esatto, in questa avidità che va contro la qualità, ecco. E questo è il discorso. Per cui, insomma, ridateci Sanremo, che sta diventando invece un San Bazar. E comunque, in ogni caso, non deve essere, cioè, deve essere il festival della canzone e non della speculazione. Tutto qua. Va bene. Grazie. Grazie, Aldo. Complimenti per la vostra attività come Associazione Utenti Televisivi. Grazie. Bene. Allora, senti, Gino, io prima di dare la parola ai giornalisti per eventuali domande, vorrei appunto avere una tua opinione di grande avvocato amministrativista. Quali sono, secondo te, le possibili conseguenze erariali di tutte queste sanzioni che stanno arrivando alla RAI? No? Perché, insomma, chi le paga? Le paga la RAI, però con i soldi pubblici. Sì, le paga la RAI, ma già, per esempio, per quanto riguarda la scorsa edizione di Sanremo, il Tarlazzo, nel confermare la sanzione che aveva inflitto la Gcom per la vicenda di Instagram per Ragni Amadeus, condanna della Gcom di 150.000 euro, ha trasmesso gli atti alla Corte dei Conti per gli atti di competenza. Quindi la Corte dei Conti procederà nei confronti poi dei responsabili della RAI, che dovevano sovraintendere, insomma, al programma, alla pubblicità, e quindi dovrebbero questi soggetti poi risarcire, pagare le somme che sta pagando, perché queste somme qui le paga la RAI. Ma la colpa è dei soggetti che hanno agito per la RAI, che hanno violato delle norme di legge, perché la responsabilità erariale presuppone un illecito amministrativo, cioè violare una norma è anche una colpa grave. In questo caso è evidente, sia la scorsa edizione che quest'anno, che la colpa grave vi sia. E quindi, inesorabilmente, la Corte dei Conti condannerà questi soggetti al risarcimento dei danni. Però la cosa grave qual è? Perché in questi casi la pubblicità occulta frutta molti soldi, può darsi, possono guadagnare 1 milione di euro con la pubblicità occulta, e poi la sanzione che viene inflitta è 150.000 euro. Quindi risulta conveniente fare pubblicità occulta, perché alla fine, dice, in ogni caso le somme che si incassano con la pubblicità occulta superano l'ammontare della sanzione, quindi c'è anche un problema di sanzione da rimodulare, perché tu, se vuoi scoraggiare effettivamente queste cose, devi infliggere delle multe pesantissime, e così non si ripete
l'anno successivo questa cosa. Invece poi è l'aspetto più clamoroso, che a fronte della sentenza del TAR, che è uscita lo stesso giorno in cui è iniziata Sanremo, che ha confermato il fatto che vi fosse pubblicità occulta, la RAI il giorno dopo ha fatto un'altra volta pubblicità occulta. E la cosa più comica è che hanno detto no, ma noi non c'entriamo, eccetera. Ma se zoomavano continuamente sul marchio, addirittura le cose che diceva la collega Servino, che già il titolare di questo marchio aveva pubblicizzato questa cosa per il 7 febbraio, che ci sarebbe stata questa pubblicità, eccetera, è evidente la responsabilità. Se poi effettivamente è così, allora la RAI non deve fare altro che fare subito causa contro gli autori materiali di questa pubblicità. Allora, a quel punto, insomma, la RAI avrebbe un modo per poter, insomma, diciamo, far venire meno la sua responsabilità. Ma immagino che non lo farà, perché alla fine la multa di 100.000 euro la pagheranno e si continuerà a fare pubblicità occulta, che poi è clamorosamente pubblicità occulta, perché addirittura hanno zoomato sulle scarpe e hanno usato gli stessi testimonial per quanto riguarda Porto Nesto Fa, che fanno la pubblicità, senza dare alcuna indicazione, senza renderla riconoscibile. Cioè, durante la narrazione, durante lo svolgimento del festival, si è proseguito senza dare alcuna comunicazione che si trattava di pubblicità. E in questo caso la pubblicità, proprio in quanto occulta, ha maggiore efficacia sull'utente, perché non si distingue dal programma. Questo è quanto. Va bene, grazie Gino. Ora direi alla regia se vuole passarci, se ci sono domande dei giornalisti. Ci sono delle domande, se volete intanto ve le posso passare. Sì. Allora, la prima è: su cosa si baserebbe l'ipotesi che già ad ottobre sarebbero intercorse trattative tra RAI e manager di Travolta? Ecco, direi a questa domanda può rispondere Mariangela Servino. Cioè, quali sono gli elementi allora, di fatto? Questo è quanto... No, Mariangela, possiamo dire in primis che questa è uno scoop che ha fatto Striscia Notizia. Purtroppo Pepinucci ha dovuto andare via, non ha fatto in tempo di venire, però alla base c'è questo scoop che hanno fatto, no? Ma non sarebbe, se mi posso inserire, non sarebbe neppure decisivo ai fini della configurazione della pubblicità occulta e della responsabilità, perché anche nel caso di Sanremo dello scorso anno mancava assolutamente una prova, anzi la RAI si era, diciamo, aggrappata a questa cosa. Tu mi devi dimostrare che ci sia un accordo fra l'autore materiale e la RAI, ma non è che vanno dal notaio a fare l'accordo per la pubblicità occulta. La pubblicità occulta ha la caratteristica proprio che cioè viene camuffata, quindi la prova non ci sarà mai dell'accordo. Quello che conta è se oggettivamente quella è una pubblicità, e in quel caso di Ferragnis Amadeus era tale, perché insomma l'account di Instagram che aveva aperto si soffermava su questa cosa, quindi si può prescindere benissimo dalla prova di ottobre che c'era stato questo accordo. Se c'è, ma è una cosa in più che può ulteriormente concorrere a dimostrare la responsabilità, ma se non c'è, non esclude assolutamente la configurabilità della pubblicità occulta. Ok. Un'altra domanda ci chiedono: ma se è in corso un procedimento all'antitrust, che motivo c'è di avviare un'azione nelle procure? Beh, su questo posso rispondere io, e anzi abbiamo in parte già risposto, nel senso... Il problema qual è? È l'entità delle sanzioni. È vero che l'antitrust sanziona, ma purtroppo sono sanzioni minime, cioè minime forse non per una piccola società, ma sono minime per la RAI, che appunto, ripetiamo, ha avuto l'anno scorso 50 milioni di utili e quest'anno forse 60 a quanto pare, no? Quindi cosa siano 50, 100 mila euro? Il problema è che queste sanzioni possono essere considerate soltanto parte del budget, quindi inserite nel budget, e quindi non hanno questo effetto, questa efficacia dissuasiva che dovrebbero avere. Quindi noi abbiamo chiesto alla procura di valutare se questi comportamenti facciano parte di un'attività più sistematica, appunto, come potrebbe sembrare dai fatti. Quindi a questo punto aspettiamo che comunque la procura si pronunci, noi siamo assolutamente garantisti, la procura valuterà se sussistono o no elementi di responsabilità. Un'altra domanda dice: c'è stata una formazione al Festival di Sanremo
da parte del presentatore che dichiarava la pubblicità ingannevole una puntini puntini. Cosa ne pensate? Su questo, se mi concede la parola al presidente Ramadori, risponderei io. Perché appunto non abbiamo detto che c'è anche un secondo esposto proprio su questo punto in particolare. Esatto. Proprio per quanto riguarda questa dichiarazione esplicita che è stata fatta dal signor Amadeus durante in occasione della conferenza stampa, noi abbiamo presentato un ulteriore esposto alla Procura della Repubblica di Imperia e alla Procura della Repubblica di Roma. Perché? Perché una frase così offensiva, reputare una passata, tra virgolette, riporto la parola, una stronzata, intervenire nei confronti di una condotta che potrebbe essere illecita di pubblicità occulta, è un'offesa alla legge della Repubblica, e se si offende la legge della Repubblica si va ad offendere anche un'istituzione che è il Parlamento, che impersonifica il legislatore, perché è il Parlamento che fa le leggi. Questo è uno specifico reato penale, che è il reato di vilipendio. Abbiamo fatto appunto quindi questo esposto alla Procura della Repubblica d'Imperio affinché avviasse delle indagini e potesse valutare se proferire una. Abbiamo riportato anche la giurisprudenza che dice che l'elemento soggettivo per configurare questo reato è sufficiente un dolo generico, una mera consapevolezza di utilizzare una frase, una parola offensiva, quindi ci sarebbero tutti i presupposti per integrare il reato, quindi alla Procura della Repubblica per accertare se effettivamente è stato commesso questo reato. Abbiamo coinvolto anche la Procura di Roma, chiedendo anche alla Procura di Roma di intervenire per quanto riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti proprio del Codacons, che è un'associazione che si batte con questa attività da più di 40 anni, quindi definire una stronzata, perdonatemi, ripeto la parola che è stata pronunciata dal signor Amadeus, una attività di segnalazione che tra l'altro ha condotto poi a tutta la vicenda Balocco e che quindi ha condotto all'accertamento anche di condotte che sono risultate effettivamente illecite, che poi per esempio la vicenda Balocco, che ripeto è stata grazie alle attività delle segnalazioni del Codacons, poi ha portato a un disegno di legge per regolamentare le attività di beneficenza poste in essere soprattutto dagli influencer e o delle linee guida emanate dall'AGCOM proprio per regolamentare l'attività degli influencer, tutto questo grazie all'attività di segnalazione del Codacons. Quindi reputarla una stronzata l'abbiamo reputata abbastanza offensivo e quindi abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica di Roma di accertare anche se potrebbe ravvisarsi nei fatti anche la diffamazione aggravata a mezzo stampa. Va bene, grazie Mariangela. Ci sono altre domande? C'è un'altra domanda che ci viene fatta, dove ci chiedono: per quale motivo il Codacons non si sta interessando del fatto che il concorso di Sanremo è un concorso che prevede un televoto a pagamento, a differenza di altri concorsi che hanno una votazione in app gratuita per gli utenti? Questa è una bella domanda. Purtroppo, la legge, la normativa prevede la possibilità di fare anche il televoto a pagamento. Il problema deve essere fatto in modo equo, devono essere rispettate molte procedure, deve esserci una trasparenza nel voto, però certo la domanda è giusta. In tutti i reality ormai è possibile votare gratuitamente. Perché un utente di Sanremo deve pagare per votare un cantante? Che senso ha? Che rientro ha? È un fatto di passione, è proprio perché comunque paga. Questo è un motivo in più, perché dall'altra parte, da parte della RAI, ci sia il massimo rispetto della correttezza, della trasparenza, della trasmissione, ma anche della comunicazione, anche di quella pubblicitaria. Se posso aggiungere un elemento, presidente Ramadori, vorrei dire due cose. No, in realtà il Codacons si è già interessato in passato alla tematica televoto Sanremo, tant'è vero che grazie sempre alla segnalazione del Codacons l'AGCOM ha poi, o non mi ricordo se era l'AGCOM o l'AGCM, ha poi obbligato, imposto alla RAI di seguire tutta una serie di regole per utilizzare il sistema del televoto, quindi la chiara dicitura in sovraimpressione del costo e tutto quanto, quindi noi ci siamo interessati. E poi soprattutto anche l'anno scorso noi avevamo sollevato il problema delle giurie, che vi era la sala stampa,
il televoto e più una giuria scelta non si sa come fra soggetti sparsi per tutta Italia. Abbiamo fatto ricorso al TAR, purtroppo il TAR non ci ha dato ragione, abbiamo perso, quindi la questione giuria di Sanremo è una questione sulla quale noi ci battiamo, ma rimane sempre ferma perché le autorità giurisdizionali non ci danno ragione, se non per quanto riguarda la regolamentazione del televoto. Va bene. Ci sono altre domande? Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, però le altre domande credo che dovremmo risponderle attraverso una mail ai giornalisti o poi integrarle con il comunicato stampa, perché avevamo 50 minuti e quindi il tempo sta per cadere, cadrebbe la linea a breve, quindi siamo costretti a salutare tutti. Allora, a questo punto ringraziamo tutti i partecipanti: Mariangela Servino, Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Aldo Azzaro, Ornella Muti, Nai Crivelli, Bruno Barbieri, gli agricoltori che hanno partecipato, tutti quelli che ci ascoltano e ci stanno ascoltando e ci ascolteranno sia su YouTube che su Facebook. Vi auguriamo buona serata e a presto. Grazie a tutti, buona serata. Ciao.